Amici di Attisport 24, bentornati in nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino e settimana di Coppe Europee e terzo turno dello stage group di Eurocup per i maschietti. Andiamo oggi in casa della Pallanuoto Trieste per parlare della compagine allenata da Daniele Bettini. È venuto a trovarci il portiere Enrico Caruso. Ciao Enrico, bentornato, un piacere riaverti in nostra compagnia. Ciao Andrea, buonasera a tutti, è un piacere rivederci. Enrico, facciamo una piccola panoramica generale, 2 mesi di lavoro, 5 giornate di campionato all'attivo, un preliminare, le prime 2 gare di stage group, insomma siamo appena all'inizio di novembre, però sembra già che abbiamo fatto quasi metà stagione. Se dobbiamo tracciare un bilancio di questo primo scorcio, che giudizio esprimi? È un giudizio sicuramente positivo, nel senso siamo in lizza per tutte le competizioni. Coppa Italia siamo qualificati per la Final 8, se non sbaglio, la formula è questa. E abbiamo fatto 5 vittorie su 5 in campionato. E ora c'è stata la pausa, quindi poi si reinizierà da settimana prossima col Brescia. E in Coppa abbiamo questo scontro ad Atene con il Panionios, che è uno scontro che sarà un po' di crocevia, però comunque se dovessi tracciare un primo bilancio da giocatore ti dico che è un bilancio sicuramente positivo. Certo, anche perché è vero che ci fosse qualche difficoltà in coppa, però probabilmente a inizio campionato, per quanto siete un'ottima squadra, in pochi avrebbero detto Trieste al comando a punteggio pieno dopo 5 giornate insieme alla Prolecco. Per un giocatore è una grande soddisfazione. Personalmente non mi era mai capitato di essere al primo posto dopo 5 giornate. Questo sicuramente dà tanta soddisfazione e tanto entusiasmo a tutto l'ambiente, però non è casuale, nel senso noi ci lavoriamo dal 15 agosto, da quando ci siamo riuniti, dal primo giorno in cui abbiamo iniziato la preparazione, ci alleniamo duramente tutti i giorni, facciamo tanti sacrifici. Non ci risparmiamo mai, per cui questo è un risultato che viene da lontano, per cui speriamo di continuare così. C'è stata la sosta per le nazionali, qualcuno è partito con le relative rappresentative, gli altri hanno sicuramente lavorato sodo, perché dubito che mister Bettini vi abbia lasciato a briglia sciolta, ma penso che abbia approfittato delle circostanze per mettervi sotto, anche perché adesso inizia un tour de force fino al 12 dicembre, in cui non ci sarà il respiro. Che lavoro avete svolto in questi giorni? Si è lavorato, sì, i nostri ragazzi, i nostri compagni sono stati in nazionale, Luca e Andrea, e noi ne abbiamo approfittato per quella che è stata la prima settimana di, tra virgolette, normale, nel senso che una settimana in cui non c'è stato né turno infrasettimanale né partita al sabato, per cui abbiamo potuto lavorare e preparare soprattutto dal punto di vista fisico, cosa che ci era mancata fino ad oggi, perché non si ha il tempo per preparare una partita o asciugare il costume, come diciamo scherzando tra di noi, che dobbiamo subito rituffarci in acqua. Per cui è stata una settimana molto dura, molto intensa, e speriamo darà i suoi frutti. Assolutamente. Quali sono secondo te gli aspetti del gioco su cui questo gruppo vanta ancora margini di crescita? Diciamo che il gruppo è Un gruppo un che io tengo a ribadire, è un gruppo quasi identico all'anno scorso, anche se Esatto. sono stati pochi ma significativi cambi, perché un secondo portiere in grado di dare il cambio a Paolo Oliva e magari di mettere in difficoltà il mister nelle scelte, un signor centroboa come Luca Marziali che compone il tandem del Sette Bello con Lorenzo Bruni, e poi Marin Dasic al posto di Nabba. Questo lo dico a vantaggio di chi magari fino ad ora non si è ancora interessato della composizione delle squadre. Sì, esatto, è quello che stavo per dirti. Sicuramente siamo un gruppo che non è un gruppo nuovo e questo è un vantaggio, nel senso è un gruppo già rodato di giocatori che si conoscono, che giocano insieme da tanto tempo,
gruppo di ragazzi di casa di Trieste, che sono dei ragazzi splendidi, dei ragazzi super professionisti dal primo all'ultimo, quelli da fuori che sono qui da un po' più di tempo, e quindi anche per noi che siamo arrivati quest'anno l'inserimento è stato molto agevole, è stato semplice, è stato piacevole, e quindi entrare nei meccanismi del gioco del mister ha anche risultato più facile in un certo senso. Per cui, per rispondere alla domanda sicuramente si può migliorare su tutto, non ci riteniamo soddisfatti, il nostro mantra appunto è quello di migliorarsi ogni giorno, però sicuramente il mister ci ha chiesto di imporre sempre di più il nostro gioco, alzare il ritmo, perché comunque è importante. Per il percorso che stiamo facendo come squadra, quello appunto di crescere nel gioco, imporre il nostro gioco e arrivare insomma pronti per ogni partita, perché appunto come dicevo prima si gioca ogni 3 giorni, quindi questo è il punto fondamentale. Come possiamo analizzare la differenza di rendimento, anche se la dico così, ma se ci rifletto alla fine tra campionato e seconda fase di Eurocup, io dico che in Europa forse il passo falso o la prestazione non all'altezza dei vostri standard è quella di Kotor, mentre con l'Ortigia vi è mancato solo un pizzico di freddezza nel momento della verità. Sì, sono d'accordo con la tua analisi. Sicuramente si è parlato di passo falso a Kotor, ci abbiamo messo molto del nostro. Non so se in verità si può parlare pa di passo falso, perché comunque Kotor è la capitale del Montenegro, della pallanuoto del Montenegro, porta ancora quel nome e quel peso di quella società che in passato è stata gloriosa, per cui non è facile giocare in quel campo con quel pubblico. Lo stesso campo che probabilmente troveremo in Grecia, molto sentito, per cui l'abbiamo vista, rivista, sicuramente ci abbiamo messo del nostro, ma è inutile guardare dietro quello che non è andato, ancora è tutto nelle nostre mani, possiamo ancora rimetterci in carreggiata per la qualificazione del turno, che è il nostro obiettivo. E vi attende ora, l'hai introdotta tu, una trasferta che per la Pallanuoto Trieste è un entrofuori in casa del Panionios che come voi lo scorso anno si è fermato in semifinale. Che partita ci aspettiamo? È una partita che sicuramente sarà molto difficile, perché comunque il Panionios ha giocato le prime 2 partite fuori casa, per cui con noi sarà la prima partita che giocherà in casa. Come dicevo prima, è un campo ostico sotto ogni punto di vista. Il pubblico è un pubblico che sostiene molto la società, è un pubblico tifoso, è un pubblico molto, molto rumoroso, almeno da quello che ho potuto vedere da qualche diretta, da qualche partita. Per cui sappiamo che sicuramente ci aspetteranno col coltello in mezzo ai denti, perché anche per loro sarà fondamentale vincere dopo che hanno perso con l'Ortigia la prima. Ma noi abbiamo lavorato tanto questa settimana e andremo lì per dare il massimo. Dove si può decidere secondo te questo match? Le partite di Coppa rispetto al campionato sono partite a sé, sono partite dove anche con l'Ortigia si è visto, sono partite che si vincono, dove vince chi sbaglia. Sono partite a punto, sono partite a un mini torneo in cui la squadra che mantiene la lucidità e commette meno errori, soprattutto in difesa, la porta a casa. Va bene, siamo così al termine di questa chiacchierata. Ringrazio Enrico Caruso per la sua disponibilità. Do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Enrico, grazie mille. Grazie Andrea, ciao a tutti.